Ormai il quarto minuto di recupero porta bene alla Pistoiese, che pareggia 3-3 all'Arena Garibaldi in extremis. Il pallonetto di Zullo fa conquistare un punto d'oro agli arancioni contro una delle favorite del campionato. Ritmi veloci fin dai primi minuti, Pistoiese in avanti senza timore dell'avversaria e alla prima vera occasione gli arancioni trovano il vantaggio. È il quarto sul cronometro, Vrioni allarga sulla sinistra per Zappa che con un diagonale batte Petkovic. 1-0 per gli ospiti. Passano pochi minuti e i neroazzurri riportano il risultato in parità. Negro mette in mezzo dove trova la testa di Masucci che insacca l'1-1. Con la parità ristabilita è il Pisa ad attaccare, i padroni di casa reclamano un calcio di rigore all'11esimo, ma per l'arbitro si continua a giocare. Al 14esimo Mannini raccoglie il traversone di Nigro ed è il 2-1 per la squadra di Pazienza. Una partita vivace con gli ospiti alla ricerca del nuovo pari, al 23esimo è pericoloso Zappa, riesce Lisuzzo a salvare in angolo. Arancioni che tengono in mano il gioco e al 36esimo palla sui piedi di Regoli, il rasoterra fa secco Petkovic che si tuffa ma non ci arriva, 2-2 e così tutti a riposo. Nella ripresa i neroazzurri spingono sull'acceleratore ma trovano uno Zaccagno pronto a rispondere a Filippini e anche a Lisuzzo. Dall'altra parte gli uomini di mister Indiani concedono poco, ottima occasione per i pisani prima con Negro e poi con Eusepi. È una Pistoiese che va vicina al tris e forse lo poteva aver trovato con il gol di Ferrari annullato poi dal direttore di gara, ma tutto si capovolge dalla parte opposta dove il cross di Masucci vede il tocco di Eusepi e Minardi che serve la palla su un piatto d'argento a De Vitis ed è il 3-2 per il Pisa. Un finale a prova di cuore, sfiora il pareggio Ferrari e poi un istante prima del triplice fischio finale, al 94esimo, Zullo punisce l'uscita di Petkovic e regala il pareggio alla squadra e ai tifosi arancioni. Sorride la Pistoiese, masticano amaro i neroazzurri.